Ok, allora buonasera a tutti e a tutte. Vi do il benvenuto al secondo incontro del ciclo di incontri tra studenti e una finestra sulla ricerca, una collaborazione tra gli allievi di medicina della Scuola Sant'Anna e gli allievi di biologia della Scuola Normale. Ringrazio l'Associazione Allievi della Scuola Sant'Anna e il Forum degli Allievi della Scuola Normale stanno dando un contributo e una mano all'organizzazione di questi incontri. Allora, se possiamo far partire il slide. Oggi parleremo di vari argomenti che sono hot topic nell'ambito biologico e biomedico e di questioni emergenti in ambito neurobiologico. Quindi si parlerà di applicazione dell'intelligenza artificiale in biomedicina, si parlerà di epatite C e i nuovi rivoluzionari trattamenti che si stanno aprendo per trattare questa patologia, questa infezione, il ruolo della microglia nell'insorgenza di malattie psichiatriche e del ruolo dei canali del calcio voltaggio dipendenti nella fisiologia del sistema immunitario. Quindi io sono Michele Sanguanini, un allievo del quinto anno di neurobiologia della Scuola Normale Superiore, e oggi vi parlerò di deep learning che è una branca del machine learning e dell'intelligenza artificiale che ha avuto un impatto non solo sulla società attuale. Chi di voi ha uno smartphone ha già ricevuto un impatto nella propria vita del deep learning, per esempio nell'ambito del riconoscimento vocale e di altre belle cose che sembrano che Google e altri stanno producendo e che stanno modificando la vita di tutti i giorni. Una cosa interessante è vedere come questi approcci possano essere applicati come ausilio nello studio della biologia, ma anche nella clinica e per aiutare la diagnosi dei medici del futuro. Cos'è un deep learning? Nel deep learning abbiamo dei grandi numeri, sia per quanto riguarda i dati che sono necessari per utilizzare un approccio del genere, sia per quanto riguarda il substrato di questo approccio, che sono reti neurali artificiali. Una rete neurale è formata, come vedete, da dei nodi, che sono neuroni artificiali che sparano, cioè sono degli oggetti che assumono due stati diversi a seconda delle connessioni che hanno con i neuroni degli strati successivi, e essenzialmente hanno una funzione che assomiglia a quella dei neuroni biologici, ossia processano l'informazione di input per avere poi un output finale che può essere di vario tipo. Nel caso per esempio, della computer vision sarebbe riconoscere che cosa c'è effettivamente in un'immagine. In altri casi, come vedete qua, l'output di questa rete neurale è quali sono le mosse da far fare al cursore di un gioco Atari. Come potete vedere dal filmato, abbiamo un oggetto, un algoritmo che sta cercando di imparare a fare questo gioco. E come vedete, con un po' di cicli di training,
la prestazione è abbastanza povera, ma aumentando il training inizia a comportarsi in modo coerente. E aumentando ulteriormente il numero di training, come vedete, diventa un buon giocatore, quindi riesce a catturare la pallina quasi sempre. A un certo punto il network riesce a estrarre informazioni più complesse dal gioco, cioè capisce che se fa passare la pallina attraverso quel tunnel può aumentare il punteggio di molto e molto velocemente. E questo è dovuto al fatto che la struttura di questo network cerca di massimizzare il numero di punti ottenuti in una sola sessione. Quindi questo vi fa vedere come il deep learning può aiutare a estrarre informazioni. Basti pensare all'esplosione del cosiddetto big data, cioè si riescono a avere e a poter processare molti dati che possono venire da social network o da connettomica, trascrittomi, proteomi e quant'altro. Si possono avere delle strategie ottimizzate in questo caso era un piccolo giochino, in realtà potrebbe essere macchine che si guidano da sole, per esempio, che tra l'altro non sono una cosa così nuova, dato che sono oramai una ventina d'anni che con mezzi molto più meno sofisticati di queste grandi reti di neuroni permettono di avere una prestazione molto buona da questo punto di vista. Ma anche per fare predizioni, quindi vogliamo che questa rete, una volta ha avuto un training su dei dati già esistenti, una volta che diamo un input, dia un output che sia ragionevole e magari interessante e che un uomo, per esempio, non avrebbe potuto vedere, quindi possa riconoscere cose che per esempio all'occhio umano sarebbero difficili da trovare. Una cosa interessante è che più dati ci sono, più questi sistemi lavorano meglio. La finalità, la struttura, cioè come questi reti di neuroni sono costruiti, assomiglia da un punto di vista di costruzione concettuale abbastanza a quanto succede in un sistema biologico. Per esempio, nella computer vision noi cerchiamo di sfruttare le proprietà di un'immagine, le proprietà locali di un'immagine, e attraverso la convoluzione, e quindi far passare dei filtri attraverso l'immagine per riconoscere dei pattern conservati, e attraverso il sampling, il pooling, detto in gergo, questi processi permettono di estrarre informazione, per esempio l'orientamento delle varie linee all'interno di un'immagine, oppure permettono di rendere il sistema non sensibile, diciamo, permettono al sistema di selezionare quali sono le informazioni importanti, per esempio i tratti fondamentali di una faccia, quindi naso, occhi, bocca, rispetto a informazioni che per una visione ad alto livello sono meno importanti, come l'orientamento del volto, quali sono i livelli di luminosità, eccetera. È possibile anche aggiungere regole più complesse, come regole di reinforcement, che sono direttamente ispirate alla biologia, cioè se noi prendiamo un comportamento stereotipato di un animale, per esempio di un insetto, abbiamo che questo insetto cerca di massimizzare il guadagno, che sia in termini di cibo o altro, rispetto agli stimoli che riceve dall'esterno. La rete neurale che avete visto prima nel video fa esattamente la stessa cosa, cerca di ottimizzare
il punteggio e quindi facendo questo trova caratteristiche interessanti del sistema che non sono mai state dette in forma esplicita alla macchina stessa. Quello che avete visto prima invece di dei convolutional neural network, quindi che usano convoluzione e pooling per trovare quali sono le caratteristiche più astratte e più generali di un'immagine, sono esattamente quello che succede a livello dello stream dell'informazione, a livello del sistema visivo umano. Quello che vogliamo fare in computer vision è essenzialmente imitare la macchina che fa recognition pattern migliore disponibile sul momento, che è l'essere umano, facendolo però in un modo più potente, perché una volta che una macchina riesce ad avere un grado di complessità di processamento di informazione paragonabile a quello umano, la velocità di processamento di una grande quantità di dati e anche l'attenzione che la macchina stessa può porre nell'analisi di questi dati è molto più grande e quindi permette di superare la performance di qualunque individuo. Come vengono sempre rimanendo nell'ambito dell'analisi di immagini biomediche, vediamo come i neural network e il deep learning sia stato applicato e venga applicato tuttora nell'analisi di immagini provenienti da risonanza magnetica e imaging a raggi X e quant'altro. Come quello che vedete nell'immagine è un'architettura di deep neural network proposta recentemente per l'analisi di immagini legate al riconoscimento delle differenti aree per esempio in un'immagine di risonanza magnetica, delle differenti aree di un tumore. Quindi quale all'interno della lesione patologica, qual è la parte che è andata in necrosi, qual è la parte di tumore attivamente proliferante e qual è la parte di tessuto cerebrale che è ancora intatta. E quindi qualora si volesse andare a operare e a rimuovere chirurgicamente il tumore, qual è la parte che non deve essere toccata perché è tuttora sana. Come potete vedere, è necessario un database molto grande per questa rete neurale è stato usato il database BRATS, che è essenzialmente un database che viene fornito, è composto da milioni di immagini di tumori che sono state caratterizzate manualmente da radiologi esperti, quindi l'origine dei dati è dei dati di training del network è umana e quindi potete vedere come la macchina, se riesce ad acquisire le informazioni di queste immagini, riesce ad acquisire l'esperienza di N radiologi che si sono messi manualmente a selezionare quali sono le differenti parti di un tumore nell'immagine. E quindi utilizzano quattro label che devono essere trovate nell'immagine. L'input è formato da quattro canali, che sono quattro differenti setting di risonanza magnetica, e l'oggetto che serve per fare training della rete è quella la quinta immagine che vedete più a destra, che è quella finale. E questa essenzialmente l'approccio è confronto l'input con l'output finale e attraverso dei mezzi metodi matematici che sono stati sviluppati, che sono ancora in via di sviluppo,
per queste reti. Come potete vedere, una volta fatto il training di questo, di questa rete neurale e applicata a nuove immagini, i risultati sono decisamente interessanti. Questo sono due immagini differenti. Vedete come questa parte è quella trovata da, manualmente dal medico, questa è il labeling diciamo del tumore che viene stato trovato dalla macchina. E come vedete la somiglianza è molto grande, si parla dell'ordine dell'85-90% o anche di più. Quindi la potenza di questo approccio è evidente e avrà in futuro un impatto probabilmente sulla società e sul modo di intendere la medicina. Una startup della Silicon Valley, Lytic, ha recentemente siglato un accordo con una grande rete di unità di radiologia in Australia. E questo accordo prevede di dare in pasto a un algoritmo di deep learning tutti i dati che vengono prodotti di X-ray, di PET, di risonanza magnetica nei vari centri di questa Capital Health e questo algoritmo poi potrà essere usato dai radiologi come coadiuvante della diagnosi e hanno delle indiscrezioni che non sono ancora state pubblicate dicono che la comparazione della performance di un panel di radiologi esperti rispetto a questo algoritmo trainato da oramai milioni di immagini differenti già labeled da altri radiologi, fa vedere come il numero di errori di questa macchina, quindi soprattutto il numero di falsi negativi, ossia di pazienti che hanno un tumore, ma in questo caso si parla di tumore al polmone, che hanno un tumore ma che non è stato riconosciuto dal medico, è diminuita di, mi sembra, del 20%. È una quantità decisamente buona e quindi probabilmente potrà, se estesa in un futuro, considerando che questa tecnologia migliora sempre di più con l'aumentare della quantità di dati, potrebbe cambiare, diciamo, il ruolo di alcune aree della medicina, probabilmente. Questo è una domanda che mi piacerebbe indirizzare a voi studenti di medicina, cosa ne pensate su questo argomento, sul fatto che in alcuni task, per esempio pattern recognition in immagini, ossia vedere in quale immagine, se in un'immagine sta qualcosa che assomiglia o meno a un tumore, in task di questo tipo possa essere il ruolo del medico soppiantato da una macchina che ha costruito la sua esperienza sfruttando l'esperienza di decine, se non centinaia, se non migliaia di persone, casi clinici, eccetera. Sì. Comunque con questo ho finito, quindi possiamo parlare. Ok, dov'era la domanda? Cioè, no, pensavo basterebbe trovare un modo di associare l'immagine della macchina e la biopsia, se è possibile. Nel senso,
alla fine quello che noi facciamo è prendere quello che si può fare è prendere un'immagine e poi associare a questa immagine qualcosa, delle informazioni che possono essere se la persona è ancora viva o se non è stato rimosso questa cosa, può essere vedo chiedo a una persona che ne sa di riconoscere le varie cose. Se è possibile mettere qualunque tipo di informazione, quindi se io sono sicuro di poter dire questa parte dell'immagine è la tal cosa, assolutamente è possibile farlo. Alla fine è soltanto una questione, non è una questione tecnica, cioè no, non è una questione concettuale, è una questione semplicemente tecnica, cioè di cosa diamo in pasto alla macchina. Non so se... Allora, innanzitutto grazie della presentazione. Volevo farti innanzitutto una domanda riguardo in prospettiva all'applicabilità di questa metodologia in campi della medicina che non siano soltanto metodi di imaging, perché soprattutto nella fase di approccio diagnostico al paziente la fase di indagine tramite per esempio immagini di risonanza magnetica o una TAC sono generalmente esami mediamente costosi e che quindi vengono prescritti come esami di secondo livello. Ci sono però per esempio degli esami, tecniche di imaging che hanno una risoluzione minore, comunque altrettanto potenti, che stanno acquistando una maggiore diffusione, per esempio l'ecografia, che io credo che per qual è lo stato attuale dell'evoluzione del deep learning non possa trovare attualmente applicazione, benché sia uno strumento effettivamente molto potente. Quindi secondo me quello che tu ci dici è molto importante, perché è una prima strada verso un approccio sempre più quantitativo alla diagnosi, però probabilmente dobbiamo fare un attimo di attenzione, poiché non ci possiamo aspettare che milioni di pazienti in tutto il mondo possano ricevere direttamente una diagnosi mediante la semplice elaborazione di un'immagine, anche perché la diagnosi, l'indagine diagnostica, quindi guidata dall'immagine, deve essere comunque suggerita a discrezione del medico. Quindi io ti chiedevo, come eventuale evoluzione di questo deep learning, ci sono tante informazioni, anche queste quantitative, che si ricavano per esempio da un semplice esame del sangue, quindi ci sono indicatori da per esempio il numero di globuli rossi, numero di globuli bianchi, dosaggio di determinati biomarcatori che ci possono guidare verso non una diagnosi definitiva di una malattia, ma che ci possono suggerire una sua diagnosi. Ti chiedevo se tu pensi che in futuro, tramite questo deep learning, possiamo arrivare a combinare questi vari elementi, quindi centinaia di informazioni che acquisiamo, per esempio tramite semplici esami, e integrarli insieme anche con le immagini, con i dati acquisiti tramite imaging, perché questo potrebbe rappresentare effettivamente un passo in avanti. Poi tu ci hai anche detto che effettivamente queste macchine lavorano meglio se acquisiscono più dati in parallelo, se non ho capito male. Sì, quello che dici è probabilmente quello che molte companies che lavorano nel deep learning vogliono fare, e assolutamente è l'idea di prendere dati. Quello che noi vogliamo, l'approccio che tipicamente si fa è prendere molti dati, pazienti che hanno, cioè potenzialmente, sì, sarebbe prendere una serie di pazienti, non so, un milione di pazienti, che hanno avuto una determinata diagnosi. Una cosa importante è che questi metodi, o almeno il metodo che è stato presentato stasera, sono tutti di supervised learning, cioè noi stiamo dando alla macchina l'input e l'output, cioè quello che la macchina mi dovrà dare alla fine qualora facesse lo stesso percorso mentale di un medico, o meglio del medico che ha fatto la diagnosi. Esiste però un'altra parte di deep learning che sta crescendo e che probabilmente quando sarà matura avrà un impatto estremamente grande sia nella ricerca di base che nella ricerca applicata,
che è quella dell'unsupervised learning, cioè dove la macchina cerca, a seconda delle informazioni che ha in quel momento, proprietà dei dati, e lo fa non come un essere umano che ha una potenza di calcolo limitata e quindi potrà fare quello, vedere una limitata parte del set, ed è tra l'altro, detto tra parentesi, la stessa limitazione che gli approcci di omica hanno hanno tuttora. Ma come la macchina che gioca alla console Atari, che ho fatto vedere prima, la macchina stessa riesce a riconoscere cose, e quindi da questo punto di vista potrà esserci un'espansione addirittura ulteriore, e che potrà andare a combinare informazioni provenienti dai pazienti, quindi svincolandosi per esempio dalla parte proprio della necessità di avere una diagnosi del medico, che e quindi potenzialmente potrebbe essere un medico parallelo che dia una seconda diagnosi, potrebbe essere addirittura un consulto a basso prezzo, perché una volta che si ha una macchina che in due non è vero, però mettiamo che in due minuti faccia tutto, è una seconda opinione che si ottiene in due minuti, e potrebbe essere una cosa interessante, però siamo ancora anni luce da questa tipologia di cose. Giusto perché è un po' una risposta su questo punto. Credo che in questo momento la limitazione per un approccio di questo tipo sia tendenzialmente dovuta al fatto che c'è bisogno di un sacco di dati di buona qualità, di cui si abbia molto standardizzato sia l'input, quindi esattamente il tipo di esame, i parametri valutati, sia... E in questo senso ci sono dei, ad esempio, avevo letto che adesso la branca che fa machine learning e deep learning di Google, si chiama DeepMind, ha cominciato a collaborare, credo, col sistema sanitario inglese, forse statunitense, ma credo sia inglese, per in questo momento semplicemente per inserirsi nella branca della telemedicina e del monitoraggio del paziente a distanza, ma sembra abbastanza evidente a tutti che sia il primo passo che questa branca di Google sta facendo per assicurarsi una massa critica di dati, diciamo, di questo tipo, non immagini, dati di test diagnostici più di base, per nel futuro utilizzare questo tipo di approcci. No, bellissima Dorian, bellissima presentazione. Volevo chiedere una cosa invece. Il problema opposto, tu hai detto che sono diminuiti il numero di falsi negativi, perfetto. Ho una macchina che è bravissima e diventa molto sensibile a fare diagnosi e a riconoscermi i tumori in giro, sebbene già poi siano chiaramente problemi di diagnosi differenziale, però in quel caso, siccome glielo insegno io, chi se ne frega. Il problema opposto, cioè macchina troppo sensibile che mi riconosce, mi vede tumori a chiunque, vede un eccesso di diagnosi, quella che viene detta sovradiagnosi. Secondo te è un problema con un approccio di questo genere, o è una cosa che è facilmente superabile, che riesce ad acquisire un metodo per ingannare anche questo aspetto? Allora, essenzialmente quello che fa la... diciamo che almeno nei dati che hanno fatto emergere, quindi stiamo ancora parlando di voci di corridoio, fino a quando non pubblicano il paper su questo test, panel di radiologi e macchina, a quanto pare i falsi positivi sono comparabili. Quindi questa macchina è un radiologo che fa soltanto però, cioè è quella parte di un radiologo che guarda l'immagine, che ha tanta esperienza, e quindi riesce e tra l'altro ha la possibilità di vedere benissimo tutta l'immagine e concentrarsi su tutta l'immagine. Quindi questo il problema di invece che emerge di solito in questi approcci non è tanto
la sovradiagnosi quanto la non generalizzazione, generabilità di quello che vede la macchina. Cioè la macchina performa molto bene in un set limitato di dati, ma poi quando esposta a dati nuovi fa una performance scadente, e questo viene affrontato con varie strategie, però penso di no, almeno, che non ci sia. Poi io avevo soltanto una curiosità. Non so bene se siano mai stati fatti studi di confronto, ma mi chiedevo, in una task più semplice rispetto alla diagnosi, come non so, il calcolo del percorso di cui parlavamo prima, un algoritmo di deep learning risulta più o meno efficiente di un algoritmo genetico? Visto che ho visto anche qualche similarità tra i due, per quanto ne conosco. In realtà non ne ho idea. Cioè, potrebbero averlo anche fatto, ma... non so, attualmente in alcuni task i metodi di deep learning vanno meglio o comparabilmente rispetto ad altre strategie, però spesso e volentieri è molto specifico, cioè dipende dal task che stiamo chiedendo. Una cosa interessante però è che alcune tipologie di approcci automatizzati sono costruiti ad hoc per certi task. Per esempio, ci sono algoritmi che vogliono giocare al gioco che vi ho mostrato. La rete che stava giocando a quel gioco non era stata costruita ad hoc, è stata costruita per giocare ai giochi della console, e in alcuni giochi va molto bene, in altri giochi va abbastanza bene. Però fa tutto da sé, non c'è informazione aggiuntiva. Diciamo, la cosa potente di questi approcci è che stiamo dando poche regole del gioco, se non nulla, cioè se non soltanto l'input visivo o sensoriale, che dir si voglia. Non ne so molto, ma mi sembra che gli algoritmi genetici siano degli algoritmi di ricerca euristica dei parametri ottimali, e puoi ad esempio usare un algoritmo genetico per trainare una rete di quel tipo. Non sono mutualmente esclusivi, cioè, concettualmente è come pensare all'evoluzione rispetto al sistema nervoso umano, cioè è il modo di trovare i parametri. Adesso quindi passiamo alla seconda presentazione di stasera. Quindi Marco Germani parlerà, è allievo del quarto anno di medicina, si parlerà dei nuovi approcci innovativi per la cura per il trattamento dell'epatite C. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto vi ringrazio di essere qui alla Scuola Normale. Vi avete visto che è uguale alla Lamagna Storica del Sant'Anna. Quindi io vi parlo brevemente di una rivoluzione, diciamo, che si sta verificando in questo periodo sull'approccio al trattamento dei pazienti con epatite C. L'ispirazione per affrontare questo tema è venuta dall'articolo pubblicato alla fine del 2015 sul New England Journal of Medicine, di cui discuteremo in questi brevi minuti, insomma, che ci accompagneranno. Per chi non lo sapesse, l'epatite C è una patologia su base infettiva, è dovuta a un virus molto diffuso in tutto il mondo. Circa 150 milioni di persone sono attualmente affette da virus dell'epatite C, ed è un virus che uccide ogni anno circa 500.000 persone in tutto il mondo. Perché avviene questo? Perché il virus dell'epatite C
è un virus che causa una infezione cronica e quindi una infiammazione cronica di conseguenza del fegato. Il fegato, come ben schematizza questa immagine, evolve da una condizione di un'anatomia completamente fisiologica a una condizione di prima epatite cronica, quindi tracci fibrotici che rimpiazzano il tessuto sano e che rendono il fegato sempre meno funzionante. Alla fine si arriva ad avere un fegato di questo tipo. Questo è un fegato cirrotico che è incompatibile con la vita. Quindi è una questione di ordine pubblico questa dell'epatite C, che diventa importante addirittura da un punto di vista di costo sociale per alcuni paesi. Guardate l'Egitto, lì nell'Egitto più del 10% delle persone soffrono attualmente di epatite C, fra il 2,5% e il 10% delle persone soffrono di epatite C in Cina, un 10% su 1,5 miliardi di persone, insomma è una questione di assoluto rispetto. Questa è un'altra mappa sulla distribuzione dei vari genotipi dell'epatite C, perché ci sono vari genotipi di questo virus. Su questo non mi dilungo e magari rimando alla discussione successiva, perché potrebbero essere sollevati alcuni punti interessanti. Per quanto riguarda la biologia del virus dell'epatite C, si tratta di un virus che appartiene alla famiglia delle flaviviride, è un virus dotato di involucro ed è un virus con un singolo filamento a RNA. Questo significa che il virus si replica mediante un RNA polimerasi RNA dipendente che è priva di correttore di bozze, quindi è un virus che presenta un alto tasso di mutazione ed è anche questo uno dei motivi per cui non esiste attualmente un vaccino per la prevenzione dell'infezione. Tuttavia vi sono alcune ricerche continuamente finanziate, soprattutto nei paesi dove si possono permettere queste ricerche, per esempio gli Stati Uniti, che stanno provando a mettere a punto un approccio profilattico per la prevenzione dell'infezione, e anche su questo punto rimandiamo alla trattazione magari in fase di dibattito. Molto semplicemente, questo poi ci ritornerà utile in fasi successive, tutto l'RNA viene trascritto in un unico polipeptide di circa 3000 aminoacidi. A questo punto intervengono delle proteasi che vanno a clivare questo prodotto polipeptidico. In verde e in blu trovate le proteine cosiddette strutturali che compongono l'envelope, e poi vi sono le proteine non strutturali che sono quelle deputate alla replicazione virale. Queste informazioni ci ritorneranno utili successivamente, quindi non è tempo perso. Per quanto riguarda l'approccio farmacologico, molto brevemente, si erano partiti circa 30 anni fa con un approccio a base di ribavirina e di interferone, prima l'interferone della ribavirina a dire il vero, e diciamo che il tasso di risposta attiva al virus era molto basso, vedete si passava dal 6% al 42%. Da circa 5 anni c'è stata una rivoluzione con l'introduzione di farmaci diretti proprio contro il virus, quindi contro molecole sintetizzate dal virus, che erano prima gli inibitori di proteasi, quindi le proteasi che andavano a clivare il polipeptide sintetizzato dal virus, e poi di recente introduzione, e qui arriviamo all'argomento dell'articolo, gli inibitori di polimerasi, tra cui il sofosbuvir, su cui è basata la ricerca presentata dal mio articolo, non dal mio articolo, dall'articolo che sto andando a pubblicare, a discutere con voi. Quindi questi sono le problematiche che principalmente presenta la terapia ancora in uso a base non di inibitori diretti contro il virus. Non sto a elencare tutti gli effetti collaterali, vi basti sapere che la terapia interferonica ha degli importanti effetti collaterali in termini, per esempio, di deficit in termini ematologici. Non è un caso che proprio l'interferone viene usato anche per il trattamento delle leucemie. E poi la ribavirina, anche questa ha degli effetti collaterali ancora più potenti in ambito ematologico, ma anche sulla densità ossea e anche per quanto riguarda la funzione renale. Quindi sono tra l'altro due farmaci che non si possono usare in maniera mutualmente esclusiva, cioè la ribavirina da sé non provoca una clearance del virus, ma deve essere sempre combinata con l'interferone, perché l'interferone che potenzia la risposta del sistema immunitario, e la ribavirina è stato visto che da sola migliora solamente la
l'istologia del fegato, quindi come appare il fegato. Però questi due farmaci vanno dati sempre assieme, eventualmente ad alto dosaggio, che significa maggiore tossicità, e soprattutto vanno dati per via endovenosa, per esempio, e quindi questo significa ricovero per il paziente, procedura più invasiva. Invece con gli inibitori diretti contro le particelle virali, contro le molecole come le proteasi, eccole qua, abbiamo questi farmaci che sono delle pillole che sono stati introdotti fra 2011 e 2013, e poi arriviamo agli inibitori di polimerasi, che è la molecola NS5B, certo, e che è coadiuvata da un cofattore l'NS5A. Contro l'NS5A è diretto il velpatasvir. Contro l'NS5B, sì, l'NS5B è diretto il sofosbuvir, che, guardate un po', sono proprio i due farmaci utilizzati in questo studio, che è uno studio rivoluzionario perché per la prima volta non era stato nemmeno fatto con gli inibitori di proteasi. È una terapia che si consuma, che si concretizza soltanto con la somministrazione di pillole, quindi non è previsto né l'uso della ribavirina né l'uso dell'interferone. Questo è lo studio Astral One, che è il nome del trial clinico seguito dalla pubblicazione che vi ho presentato. È uno studio condotto in 12 settimane, doppio cieco, controllato, randomizzato. Ho messo degli asterischi perché poi ci sono alcuni aspetti da puntualizzare che andremo a vedere successivamente. Qui vi ho messo i criteri di inclusione ed esclusione dallo studio. Questo è un argomento che probabilmente interessa di più i medici, a cui dico subito che, per esempio, non erano stati inclusi nello studio, l'avete visto molto bene, i pazienti con infezione da genotipo 3 del virus dell'epatite C, e soprattutto pazienti con cirrosi scompensata, quindi accettavano pazienti solo con cirrosi compensata. Cirrosi scompensata vuol dire che il paziente ha una prognosi di vita di pochissimo tempo, fra i 6 mesi e un anno, perché il fegato ormai è completamente insufficiente per le sue funzioni. Quindi questo è il design di studio, sono 12 settimane, dosaggi, come vedete, in sovrimpressione di sofosbuvir e velpatasvir, e poi nel caso di presentazione di un effetto collaterale importante si sospende immediatamente la terapia. Questo studio però è molto intelligente perché a tutti i pazienti, prima dell'inizio dello studio, è stato sequenziato l'RNA virale, e nei pazienti che hanno presentato eventualmente resistenza a terapia è stato sequenziato nuovamente l'RNA virale per vedere se per caso il fallimento terapeutico fosse dovuto a delle mutazioni che si erano verificate nel virus. Quindi questi erano gli obiettivi primari, cercare quindi questa sustained virologic response, quindi vedere se effettivamente si abbatteva il tasso di presenza di virus nel sangue, e poi questi qua sono i secondary endpoints, quindi obiettivi secondari che sono correlati tutti a una minore presentazione di effetti collaterali che si presentavano per esempio con la vecchia terapia a base di ribavirina ed interferone. Queste sono le caratteristiche dei pazienti. Ecco, qui ho subito evidenziato questo dato, cioè pazienti con genotipo 5, infettati da genotipo 5 del virus dell'epatite C, sono stati tutti assegnati direttamente al gruppo non di controllo ma con terapia. Questo perché, come vedete, non si riuscivano a reclutare abbastanza pazienti. Quindi è uno studio non completamente randomizzato e non completamente controllato, perché qui non ci sono pazienti nel gruppo di controllo, per esempio. Comunque, per il resto, le caratteristiche dei pazienti sono completamente sovrapponibili fra due gruppi, quindi è uno studio ben disegnato. Accettavano sia pazienti che avevano ricevuto in passato una terapia a base di ribavirina, di interferone o con inibitori di proteasi, accettavano anche pazienti che non avevano ricevuto affatto terapia. Quindi questi sono i risultati. Come potete vedere, ora non si vede bene con il laser, comunque dopo 12 settimane praticamente si arriva a un tasso di clearance del virus di circa il 100%, quindi è un farmaco effettivamente efficace. Per quanto riguarda il tasso di fallimento terapeutico, è stato registrato soltanto nell'1% dei pazienti, addirittura di meno, soltanto 2 pazienti. Quindi questo è un dato interessante, il 42% dei pazienti
presentavano delle mutazioni della proteina contro cui era diretto il farmaco sofosbuvir, quindi l'NS5A, che erano stati riportati in letteratura come mutazioni che generavano resistenza. Questo significa che nonostante questo alto tasso di mutazione che poteva dare resistenza, il farmaco si è presentato comunque molto efficace perché li curava con un tasso del 99, 97, 100%. Addirittura quando si parla di andare a vedere le mutazioni del cofattore N5SB, si vede che soltanto il 9% presentava mutazioni, ma di questi 9% il 100% veniva curato. Quindi è un farmaco che agisce molto bene anche in presenza di questi polimorfismi. E dai. Allora, quindi questi sono i secondary endpoints, quindi per quanto riguarda la presentazione di eventi avversi, come vedete la presenza di effetti collaterali dovuti da una parte all'evoluzione della patologia, perché i pazienti con placebo ovviamente non hanno ricevuto trattamento, è praticamente sovrapponibile statisticamente alla presentazione di eventi avversi dovuti all'approccio farmacologico, quindi dovuti al sofosbuvir e velpatasvir. Va detto che ovviamente pazienti con terapia farmacologica presentano un maggior tasso di eventi avversi importanti, questi ovviamente correlati alla terapia, e quindi nel controllo sono zero, nel gruppo trattato sono 15 gli episodi. Comunque questi sono i principali effetti collaterali, non di molta importanza. Io ho evidenziato soltanto che il tasso di effetti collaterali di tipo ematologico si stabiliscono su un livello inferiore addirittura all'1%, quindi sono dei farmaci comunque molto sicuri. Quindi per sintetizzare, la terapia a base di sofosbuvir e velpatasvir è effettivamente un approccio terapeutico efficace per il trattamento dell'epatite C. Questo senza considerare però il genotipo 3, che come abbiamo visto non è stato incluso nello studio e potremmo parlarne di questo. È una terapia che è efficace indipendentemente dalla maggior parte, possiamo dire, dei polimorfismi che oggi si conoscono sulle proteine contro cui sono diretti i farmaci, e poi indipendente dalla presenza di terapie pregresse o meno. E inoltre il trattamento è sicuro perché gli eventi collaterali abbiamo visto essere infrequenti. Ora, prima di lasciarci alla discussione, ci chiediamo quanto costa il sofosbuvir. Il sofosbuvir costa $1,000 a pillola, quindi se voi pensate che sono 12 settimane di trattamento, sono $84,000 a paziente. La cosa curiosa è che il farmaco sofosbuvir non è stato sviluppato dalla Gilead, ma la Gilead l'ha comprato da una piccola casa farmaceutica, la Pharmasnet, per la modica cifra di $11 miliardi, qui nel 2013. Quindi questa è stata un'inchiesta che è uscita tra l'altro su un giornale molto prestigioso, JAMA, che ci riporta comunque come i prezzi siano adeguati sulla base poi della ricchezza dei vari stati. Quindi costa €84,000 in America, €54,000 nel Regno Unito, $900 costa in Egitto. Quindi è palese che comunque la scelta del costo del farmaco non è dovuta a costi di produzione, ma più che altro a mere scelte di mercato. Se uno fa un calcolo molto grezzo, l'hanno fatto su quell'articolo, esce fuori che a fronte di un investimento di $11 miliardi, se andassero a curare tutti e 3 milioni di americani che hanno l'epatite C, otterrebbero un provento di circa 20 volte tanto. E questo ha suscitato grande scalpore nella comunità scientifica, e non. Noi dobbiamo fare molta attenzione, se no si rischia di fare questo, di arrivare a questo, quindi la chemioterapia va boicottata, arriviamo a questo, ossia che non bisogna fare ricerca sugli animali, o ancora peggio arriviamo a questo, se non ci adoperiamo verso una lettura critica di questi dati. Quindi perché costa così tanto il sofosbuvir? Probabilmente per un motivo di investment recovery. Loro hanno investito $11 miliardi, che probabilmente era una ricerca spropositata, e per questo motivo cercano loro di
rifinanziare questo, di recuperare questo investimento, e lo devono fare nel minor tempo possibile, perché loro sanno benissimo alla Gilead che ci sono 7-8 competitori che entro un anno e mezzo rilasceranno un farmaco magari 40-50% meno costoso. Quindi loro, sulla precedente esperienza degli inibitori di proteasi, entro un anno e mezzo devono cercare di fare più soldi possibile. E poi sappiamo tutti che in America, soprattutto quel dato grezzo, 3 milioni per quanto? Per 84.000, non è un dato veritiero, perché di quei 3 milioni non tutti, secondo la loro copertura assicurativa, si possono permettere un farmaco così costoso. Quindi questa è una riflessione che va fatta quando andiamo poi a valutare l'effettivo costo dei farmaci. E vi ringrazio della vostra attenzione. No, io avrei una domanda rapida sul fatto che i controlli nello studio hanno avuto il placebo. Esatto, ecco, per questo mia un altro. Ti chiedo perché 12 settimane di interruzione non sono un problema, o perché. Ecco, allora, questo è un altro elemento che effettivamente è abbastanza importante. Perché si può ritornare alla slide? Ok. Perché sì, allora, secondo me questo io ho provato a capire il motivo di questo, perché effettivamente non ha molto senso. La verità è che già la terapia a base di proteasi presentava comunque un tasso di successo nel virologic response del 94%. Quindi loro avevano probabilmente paura nella fase di design di studio che magari ottenevano un tasso di risposta virologica del 99-98% e che gli riuscisse non statisticamente significativa, che vuol dire che praticamente la Gilead non vendeva più il sofosbuvir. Però effettivamente c'è un altro studio pubblicato nel dicembre del 2015 che fa utilizzo anche di un controllo con un'altra terapia, che però ecco, adesso ve lo faccio vedere, che è questo qui, che tra l'altro è lo studio in cui si vanno pure a esplorare gli effetti di questa terapia nei pazienti affetti da genotipo 3 del virus dell'epatite C, in cui effettivamente un gruppo di confronto rappresentato da pazienti affetti da HCV di tipo 2 ricevevano anche il trattamento con la terapia a base, ecco, di sofosbuvir e ribavirina, per esempio, quindi non velpatasvir e sofosbuvir. Un altro diciamo studio in cui loro avevano comunque un controllo attivo, in cui c'era un'altra terapia, è nello studio dei pazienti con cirrosi scompensata, perché loro hanno fatto uno studio anche su quello. In quel caso, poiché paziente cirrotico scompensato in qualche modo lo devi trattare, sennò questi poverini muoiono entro un anno o anche meno, effettivamente qua ci sono dei gruppi di controllo in cui non si utilizza un placebo ma si utilizza un approccio farmacologico di cui è nota l'efficacia. Quindi in questo caso loro hanno complementato in questo modo lo studio, in questo caso le coorti erano molto più piccole e quindi loro hanno risparmiato probabilmente tempo e denaro nel disegnare lo studio. Complimenti davvero, perché è stata una bellissima presentazione. E io ti volevo chiedere, ma sbaglio o dopo gli inibitori delle proteasi la ricerca si era un po' concentrata e incentrata sulla ricerca di inibitori genotipo specifici? Su una ricerca di tipo genotipo specifica non ti so dire, diciamo, a meno che non l'abbiano fatto nel caso di ricerche più di base, questo è possibile. E quantomeno la distinzione genotipo 1 e non 1. Genotipo 1 e non 1. Allora, in poche parole, la grandiosità di questo studio sarebbe stata anche quella di superare il limite di. Che quelli col genotipo 1 effettivamente sono trattati, hanno un outcome peggiore. Allora, probabilmente loro si sono in questo caso concentrati sul sofosbuvir perché, adesso è ripartito il video, vabbè. E perché il sofosbuvir, che è stato scoperto come monecola nel 2010, aveva la straordinaria efficacia. Ecco, tra l'altro l'ha scoperto questo tipo, Michael Sofia, aveva la straordinaria efficacia di dimostrarsi
molto, molto promettente per le linee cellulari in vitro infettate dai vari genotipi del virus dell'epatite C. Quindi è probabile che in altre linee di ricerca magari si siano concentrati su una ricerca di tipo genotipo specifico, però loro avevano questo ottimismo che il sofosbuvir avrebbe funzionato anche nei pazienti, in un ampio spettro di pazienti, e quindi loro si sono concentrati solo su quello. Loro avevano paura più che altro di pazienti con genotipo 3, perché il genotipo 3 è quello che ha un outcome effettivamente più positivo, ha un'evoluzione della patologia più veloce, quindi il fegato evolve più facilmente in fibrosi, però anche quello che risponde meglio alla terapia. Quindi loro avevano probabilmente paura che il genotipo 3 magari si comportasse in una maniera un po' strana e che non si sovrapponesse con gli altri genotipi, per questo loro hanno fatto uno studio separato per quello. Chiaro. Grazie. Ciao Marco, grazie della presentazione. Io invece ti volevo chiedere se ci puoi dire qualcosa di più sul meccanismo proprio di azione del sofosburin. Quindi sì, effettivamente cosa facciano NS5A, NS4B virus dell'epatite C, e se sai magari come è venuta l'idea anche di attaccare direttamente queste due protease. Grazie. Allora, diciamo, il sofosbuvir è un farmaco che da un punto di vista molecolare, cioè quale sito di legame va a legare dell'N5SA, sinceramente non te lo so dire, perché sono studi questi condotti, sono studi di ricerca estremamente di base, quindi hanno fatto degli studi di tipo, immagino, di cristallografia per la caratterizzazione delle varie zone dove più facilmente questo farmaco va a interagire con questa RNA a polimerasi. Di fatto non è comunque un farmaco, come vedi, come la ribavirina, che per esempio è un analogo della guanosina, quindi non è un inibitore di sintesi dell'RNA, nel senso che si va ad intercalare durante la sintesi dell'RNA e quindi blocca la sua sintesi, poiché non è una molecola sovrapponibile come struttura molecolare, per esempio la guanosina. Quella è la struttura della guanosina e quella della ribavirina, per esempio. È un farmaco che ha un'azione su un sito, penso, di azione dell'RNA polimerase RNA dipendente, che però non è di tipo competitivo. Penso che sia così. Però per una caratterizzazione più approfondita io sinceramente non ti saprei rispondere. Questo risulta fatale per il virus? Eh sì. Perché l'NS5A, come abbiamo detto, è l'RNA polimerasi RNA dipendente, quindi loro dovrebbe bloccare ovviamente la sintesi dell'RNA virale. Avrei una curiosità, qual è il motivo per cui vengono usati in combinazione? Cioè semplicemente perché è una buona idea innanzitutto combinare i due farmaci per migliorarne gli effetti, sì, in totale, oppure c'è qualche altro motivo di fondo? Sì, il motivo per cui si combinano i farmaci è perché se si usa una terapia combinata puoi diminuire le dosi del singolo farmaco, e quindi se il singolo farmaco è dato a minori dosi gli effetti tossici sono migliori, quindi questo è un primo motivo. In questo caso probabilmente l'hanno pensato per questo caso, ma soprattutto perché loro dovevano provare per la prima volta che loro potessero curare l'epatite C con delle pillole, quindi per la prima volta dovevano associare due inibitori diretti del virus senza associarvi la ribavirina e l'interferone, perché erano quelli che davano i maggiori effetti collaterali. Quindi loro hanno dovuto utilizzare questa terapia combinata per due motivi: uno, per rimpiazzare la terapia precedente, e due, per diminuire l'eventuale tossicità data dal singolo farmaco. Sì. Sì, per esempio sul singolo farmaco
Con il sofosbuvir non ne sono state fatte, o a meno che quelli non li trovi, per esempio, nei trial di fase 1 e di fase 2, in cui si valuta la sola tossicità del farmaco. Però, per esempio, magari non si usa una terapia combinata per vedere se effettivamente è efficace nel trattamento di una patologia. Nei trial, ecco, di fase 1 e 2 magari è più facile che lo trovi. Per gli inibitori di proteasi, che sono gli altri inibitori diretti del virus, sinceramente non ti saprei dire. Quello che ti so dire è che agli studi di fase 3 anche gli inibitori di proteasi sono sempre stati associati a ribavirina e o interferone, quindi su quello non si sfugge quando si arriva alla fase 3, che è quella più importante. Sì. In realtà oggi i protocolli per il trattamento dell'epatite C dipendono molto dal genotipo del virus, perché per alcuni, per esempio, non c'è indicazione all'utilizzo del sofosbuvir, come più o meno ha detto anche lui. In realtà poi esistono anche degli altri farmaci che sono degli inibitori del complesso dell'RNA polimerasi virale, che non sono proprio degli inibitori diretti della polimerasi, ma diciamo agiscono in maniera un pochettino diversa, che si usa in un'associazione. Un protocollo standard vede l'utilizzo di sofosbuvir, questo farmaco qui che si chiama daclatasvir, e ribavirina. A seconda poi di come si mettono, si utilizzano in combinazioni diverse. E è un protocollo interessante perché il daclatasvir ha il pregio di essere pangenotipico, nel senso che copre più o meno tutti i genotipi. Quindi non c'è il problema di utilizzare sofosbuvir anche eventualmente, secondo alcuni, per un HCV di tipo 1. Ok, adesso passiamo a Alexia Tiberi, che è un allievo perfezionando del primo anno in neuroscienze, e ci parlerà di un tipo cellulare del sistema nervoso centrale che è stato ignorato per molto tempo, ma che adesso nell'ultimo decennio è tornato alla ribalta, che è la microglia. E ci parlerà del ruolo della microglia in associazione a malattie, soprattutto del sistema nervoso centrale, soprattutto malattie psichiatriche. E salve a tutti, appunto la mia presentazione è già stata fatta da Michele, quindi non mi ripeterò. E il titolo del mio talk è appunto A Microglia Role for the Pathogenesis of Psychiatric Disorder. Quindi quello che cercherò di fare questa sera è darvi qualche concetto su quale può essere il ruolo fisiologico della microglia in condizioni appunto patologiche quali quelle delle malattie psichiatriche. E diciamo che metto subito le mani avanti dicendo sono una biologa e probabilmente magari c'è qualcuno che vuole fare psichiatria o se un altro ne sa più di me, e quindi io parlerò di common underlying mechanisms, cioè dei processi biologici che possono essere alla base di tutte queste malattie, che sono molto eterogenee. Infatti se possiamo innanzitutto vedere che a seconda del timing dell'insorgenza della malattia noi possiamo avere neurodevelopmental patologie, parlo un po' in inglese, sì, mi dispiace, per cui schizofrenia e autismo sono più appunto malattie del neurosviluppo, mentre patologie come la depressione hanno insorgenza molto più tardiva e quindi coinvolgono dei meccanismi che evidentemente non devono succedere later in life. E chiaramente un'altra ragione di eterogeneità in queste malattie è sicuramente le regioni del cervello che vengono coinvolte in queste patologie e i sistemi di neurotrasmettitori che si sa sono modulati nelle diverse patologie. Inizio col dire che il mondo della ricerca per quanto riguarda proprio biologica di base, per quanto riguarda queste patologie, funziona un po' come two conflicting worlds. Abbiamo due mondi completamente differenti dove da una parte abbiamo l'ipotesi dei neurotrasmettitori, quindi una visione molto neurocentrica di come queste patologie possono accadere,
per cui abbiamo dei deficit nella brain connectivity, che può essere nella schizofrenia, sappiamo che c'è un'ipofunzionalità della corteccia prefrontale, mentre abbiamo invece una iperfunzionalità invece del sistema dopaminergico. Nella depressione abbiamo invece il coinvolgimento del sistema serotoninergico, per esempio. O una balance, oppure una mancanza di equilibrio eccitatore inibitorio nell'autismo, si sa che principalmente appunto è coinvolto questa imbalance tra eccitazione e inibizione. Dall'altra parte si sa che si sente dire spesso un'ipotesi infiammatoria di queste patologie. Perché ipotesi infiammatoria? Diciamo che le prime evidenze che hanno... le prime prove che hanno fatto pensare a un'ipotesi infiammatoria è stata, come diceva Marco prima, cytokine therapy, cioè hanno visto che nei pazienti trattati con interferone alfa c'era un'alta incidenza di patologie come anxiety, quindi ansia e depressione. Inoltre vi sono tantissimi paper, tantissime prove che nel sangue di pazienti di molte patologie, autismo, schizofrenia, depressione, c'è un'alta concentrazione di citochine proinfiammatorie. Quindi queste sono strong evidences che il sistema immunitario deve essere in qualche modo modulato in queste patologie, ma in che modo una modulazione del sistema infiammatorio può impattare il cervello fino a cambiare il comportamento, questo ancora non si sa. Diciamo che la genetica conferma un pochino questi due mondi. Ci sono evidenze sia per SNPs, quindi con i genome wide association studies and whatever, ci sono evidenze che collegano synaptic plasticity e immune genes con tutte queste patologie, e è interessante vedere come c'è una certa eziologia genetica di base condivisa tra tutte queste patologie. È una cosa molto strana, perché sono patologie molto diverse poi per come si manifestano. La stessa cosa è se guardiamo i fattori ambientali che sono fattori di rischio per queste patologie. Il più conosciuto sicuramente è lo stress psicologico. Si è visto a diversi modi per interagire con il comportamento. Ci sono varie review molto interessanti su questo argomento. E quello che si sa sullo stress è che è capace di modulare proteine sinaptiche e quindi di andare proprio in qualche modo a modulare le connessioni tra neuroni. Ma d'altra parte si sa che stress e immunità hanno una relazione. Ho messo questo paper perché riguarda voi medici, dove hanno visto che degli studenti che dovevano fare un esame avevano una pregolazione delle citochine. Quindi state attenti, magari, cioè, non so, si sa mai. Ma mentre, come dicevo, associare una modulazione di synaptic proteins and whatnot con il comportamento è molto facile, associare invece una modulazione di una citochina o non so che cosa, o comunque una componente immunitaria a cambiamenti del comportamento, richiede uno step successivo, qualcosa di veramente non banale. Uno step che si può dire immune to brain communication, cioè proprio la capacità del sistema immunitario di modulare il cervello. Diciamo che la cosa più semplice che possiamo pensare per pensare all'immune to brain communication è il sickness behavior. Tutti noi siamo stati male, tutti noi sappiamo che quando stiamo male abbiamo una diminuzione, cioè abbiamo un set stereotipato di comportamenti, che appunto una diminuzione dell'appetito, vogliamo essere isolati e comunque abbiamo un certo tipo di comportamento che è molto stereotipato. Quindi questo è, diciamo, è l'esempio un pochino che viene riportato in letteratura per dire il sistema immunitario ha un'azione sul cervello. Ma parliamo ora del vero key player, proprio il giocatore principale nella questa immune to brain communication, che è la microglia. La microglia è, come diceva Michele, è il mediatore dell'immunità innata nel sistema nervoso centrale, quindi la vera e propria interfaccia tra il neurone e il sistema immunitario. E se vogliamo sapere, visto che sono cellule che sono state completamente ignorate fino ad ora, diciamo che possiamo dire che sono il 10% di tutte le cellule del cervello. E qua vediamo un disegno di un pezzo di corteccia. In rosso vediamo la microglia,
in blu gli astrociti e in nero i neuroni. E vediamo come la microglia è molto presente, abbiamo delle cellule che sono tanto ramificate, cellule che hanno la capacità con i loro processi molto dinamici di fare un sampling di tutto l'ambiente extracellulare, si pensa in pochissime ore. Quello che si è visto specificatamente sulla microglia e malattie psichiatriche è che si può dire una attivazione. In realtà gli studi sono molto controversi, quindi li prenderei veramente con le pinze perché alcuni sono stati replicati, ma alcuni studi vedono che c'è un'attivazione della microglia in post-mortem tissues da pazienti affetti di schizofrenia, autismo e depressione. Vi sono anche del PET imaging studies con un ligando che è specifico, che sembra riconoscere la forma attivata della microglia. E tutti questi studi fanno pensare appunto a una correlazione tra attivazione della microglia e malattie psichiatriche. Ma di nuovo, causal consequence, cioè la microglia è attivata e causa la malattia, oppure si attiva perché c'è un processo patologico alla base? Ma potendo riformulare questa domanda, possiamo parlare di microgliopatie? E questa è una review dell'anno scorso, il Trends in Neuroscience, dove parlano proprio di microgliopathies, che per me è proprio una strong sentence. Ma se devo dire la verità, secondo me la risposta è no, o perlomeno non è ancora. Non c'è veramente abbastanza letteratura che dà una relazione causale, attivazione della microglia e malattia. Però quello che non si guarda mai quando si studia la microglia è tutto quell'insieme di funzioni non infiammatorie che questo tipo cellulare ha nel cervello. Infatti tutti pensano, hanno come readout dei propri esperimenti, se magari questa cellula della microglia produce più TNF-alfa o la citochina tal dei tali e così via. Ma nessuno pensa mai che in realtà queste cellule sono capaci di fare un processo che è molto importante nel definire appunto quelli chiamati the sculptors of brain circuitry, in quanto sono capaci di fare il synaptic pruning. Cos'è il synaptic pruning? Sostanzialmente queste cellule che assomigliano molto ai macrofagi sono capaci di fagocitare le sinapsi, e quando lo fanno, praticamente durante tutta la vita di un individuo, si sa che il synaptic pruning è molto importante nello stadio dello sviluppo del sistema nervoso centrale, quando il neurone forma molte più sinapsi di quelle che gli servirebbero, e la microglia in qualche modo elimina quelle che non servono. Ma in realtà si è visto che anche nell'adulto la microglia fa questo synaptic pruning, quindi questa eliminazione di sinapsi che evidentemente non servono a nulla. Ci sono due paper molto interessanti, uno del 2010 della Tremblay, che è una forse delle studiosi più importanti per quanto riguarda la microglia, che fa vedere come il contatto microglia-neurone, quindi c'è il processo della microglia che va a contattare la sinapsi, questo contatto è activity dependent, meaning loro studiavano la visual cortex. Se io faccio deprivation, quindi light deprivation, questa dinamicità del contatto della microglia con il neurone cambia, come se la microglia fosse capace di vedere sentire il cambiamento del sensory experience field, quindi se c'è la luce o non c'è la luce. E un altro paper molto interessante riguardo a questo concetto è questo del 2013, dove usano un topo CX3CR1 con un promotore CX3CR1 che è specifico per la microglia, e prima di tutto provano a uccidere le cellule della microglia in modo condizionale, quindi fanno esprimere la diphtheria toxins, così queste muoiono tutte, e provano a fare un learning task come il Rotarod, quindi studiano corteccia motoria e vedono che uccidendo la microglia il topo non è così bravo a imparare il task, come se la microglia e quindi questa modulazione delle sinapsi sia capace di modulare il learning, che se ci pensiamo non è così preposterous, non è così impossibile. La formazione di sinapsi è collegata appunto al learning. E poi qua fanno anche vedere che
è anche il BDNF secreto della microglia che sembra essere coinvolto in questa modulazione della sinapsi, quindi del permission di learning. E altre evidenze del fatto che una disregolazione della microglia può causare malattia ci viene dagli studi tutti su dei knockout, quindi di topo. Abbiamo il CX3CR1 che appunto, come dicevo, è questo recettore della fractalchina che sembra essere veramente uno dei più importanti nel mediare interazioni neurone-microglia, in quanto il neurone ha il ligando. Il knockout per questo recettore, che come dicevo è specifico solo per la microglia nel sistema nervoso centrale, presenta una diminuita brain connectivity, un deficit nel synaptic pruning, come dicevo, quindi è sensato, un deficit nell'interazione sociale, quindi abbiamo dei behavioral responses a questa mutazione, e anche un increased repetitive behavior, quindi una OCD-like behavior, ok? Un altro knockout molto simile è quello di OXB8, che è un pochino più controverso, in quanto, come sappiamo, i geni OX sono un pochino, hanno una ragione di sviluppo molto più forte, quindi questo studio magari è un pochino più difficile da sentirlo come una forte prova del ruolo della microglia, però questo topo mostra sempre OCD-like behavior e anche per le malattie neurodegenerative è molto più facile fare l'associazione microglia-malattia. C'è questa mutazione del gene TREM o DAP12, sostanzialmente sono due recettori che stanno sempre sulla membrana della microglia, interagiscono e fanno signaling. Tutte le mutazioni di uno dei due recettori provoca frontotemporal dementia, quindi comunque la microglia qualche ruolo importante nel sistema nervoso centrale deve pure avercelo. Inoltre cosa si è visto? Si è visto che la microglia è capace di mediare gli effetti dello stress. In questo paper fanno microdialisi in regioni specifiche. Ok. Fanno microdialisi in regioni specifiche del cervello di topo, quindi corteccia prefrontale e ippocampo, e vedono come in risposta a stress abbiamo, una cosa che si sapeva già in letteratura, una secrezione cioè un aumento dei livelli di ATP, di citochine, di glutammato e quindi una risposta proprio che si può vedere proprio con dei livelli di sostanza all'interno del sistema nervoso centrale a uno stimolo di stress. Ma se utilizzano un inibitore della microglia, cioè di un recettore purinergico nella microglia, le risposte behavioral allo stress, che possono essere quindi non so se sapete nulla dei behavioral test che si possono fare sui topi in questi casi per misurare lo stress, come tipo l'open arm test, tu lo conosci, le dice sì, e si vede che c'è una sorta di rescue, come se non sentissero lo stress se tu inibisci la microglia. Un altro concetto molto importante quando si parla di microglia è il microglial priming. C'è questo gruppo della BALVO, della Duke University, della BILVO, della Duke University, che sostiene che, ci sono vari paper a riguardo, che sostiene che la microglia, una volta che subisce un insulto, può ricordarselo. Quindi se tu, durante il tuo periodo di sviluppo, subisci un certo tipo di insulto immunologico, come appunto un'infezione, se più tardi vai a ristimolare la microglia, questa risponderà molto più fortemente. E quindi fanno loro cosa fanno in questo paper in particolare? Fanno un'infezione neonatale con E. coli, e poi vanno nell'adulto a fare con contextual learning e vedono che se provano a reinfettare il topo con l'EPS, in quelli che avevano già subito un'infezione neonatale il contextual learning non avviene. Ma di nuovo parliamo di learning, io ho parlato di pruning sinaptico e di come questo è importante per il learning, qua non avviene, come se la microglia fosse incapace di fare learning una volta che viene troppo attivata. Quindi ho detto, forse non c'è abbastanza ragione per parlare di microgliopatie, ma forse si può parlare di sinaptopatie per quanto riguarda le malattie psichiatriche. Questo è l'ultimo paper che vi presento, cioè no, in realtà è il penultimo.
dove fanno, è uscito adesso nel 2016 ed era molto interessante perché fanno vedere che uno dei geni di rischio per la schizofrenia è una proteina che è molto importante per il synaptic pruning, che è il complemento. Si è visto che varie proteine del complemento servono proprio alla microglia per fare una sorta di tagging della sinapsi che deve essere mangiata in qualche modo nel neurone. E in questo esperimento fanno vedere, fanno un knockout di questo gene per vedere se effettivamente c'era un difetto in synaptic pruning, e si vede che nella, nella segregazione del, questo è il lateral geniculate nucleus, quello del, del sistema visivo, che si sa che nel, nello sviluppo c'è una segregazione tra occhio ipse controlaterale, nel, nel mutante per questo, questa proteina del complemento immunitaria non c'è segregazione, quindi vuol dire che c'è un deficit nel synaptic pruning, quindi nella, in, in, questo, in questa cosa qua. Quindi final notes è che molto poco si sa su queste cellule e principalmente c'è proprio una mancanza di tool, perché stavo parlando io con il mio PI del fatto che sarebbe interessante fare, che ne so, epitogenetica su microglia, perché non ci sono modi per veramente modulare questo tipo cellulare in modo veramente specifico, temporalmente e spazialmente nel sistema nervoso centrale, cosa che invece puoi fare con i neuroni. E questa invece è l'ultimo paper che vi mostro, che è un pochino not my field, perché è di neuropsicoanalisi, però era molto interessante perché nonostante tutte le introduzioni dove parlano di Freud e io non capisco nulla, fanno un bel comparison tra il processo di microglial priming e una sorta di microglial psychoimmunological memory, come se la microglia in questo modo possa fare proprio da, da tramite per insulti subiti nel, nel processo di sviluppo e tradurli in, in una modulazione del, appunto con, a tramite il pruning del learning e quindi del, del comportamento. Basta, finito qua. Ciao Alexia, grazie mille per la presentazione, perché ho visto che hai integrato molti paper diversi e non, è, non era per nulla scontato il lavoro di integrazione di questo tipo. Ti volevo chiedere, visto che come dicevi tu mancano molto i tools per studiare, i, per distinguere i diversi tipi cellulari, no? Nel cervello, e, eppure il ruolo della glia, che molto spesso è sottovalutato, come in questo caso la, l'importanza di ricordare un insulto come una sorta di ricordare traumi anche psicologici e poi riprenderli nel caso di malattie che appunto nascono fuori da traumi subiti per esempio nell'infanzia, no? In cui il nostro cervello, in cui con cervello intendo sia neuroni che glia, è molto più plastico e molto più ricettivo. Mi chiedevo se sei riuscito a trovare, o che comunque avevi trovato, avevi dato un'occhiata a paper che parlano di epigenetica sulla microglia. Perché ti chiedo questo? Perché molto spesso quando si parla di neuroepigenetica è molto facile prendere il paziente post mortem e poi fare le analisi, no? E su quell'analisi è facile prendere neuroni che sono, diciamo così, il primo obiettivo del, di, comunque, di chi si approccia a questo tipo di ricerca, comunque, cioè per questo tipo di malattie, per andare a guardare appunto la diversa espressione di proteine coinvolte nella, nella circuiteria. E quindi volevo sapere se ne avevi trovato qualcuno su... Hai un punto molto interessante, e ci avevo pensato anch'io, e, ma to my knowledge no, there are no papers about that, e, ma ti dico solo che il primo paper che parla di microglial diversity across brain regions è uscito la settimana scorsa, due settimane fa, cioè prima si pensava che tutta la microglia fosse uguale, quella roba lì, bellina. Ma è chiaro che, come è stata trovata per gli astrociti, una region diversity che chiaramente ha un riscontro funzionale, per i neuroni non ne parliamo quanto una region diversity possa essere importante nella funzionalità, perché non, non ci debba essere anche nella microglia a questo punto. Ma si sa così poco di queste cellule che ancora neanche quanti tipi o cosa fanno nelle diverse regioni, non si sa proprio nulla.
Complimenti per la presentazione. E io avevo una curiosità che un po' si allaccia alla domanda di Gianmarco sull'epigenetica, e ti volevo chiedere se si conoscesse per caso una relazione tra attività della microglia e ritmi circadiani e o sonno. Ti chiedo questo perché, cioè, ascoltando la presentazione mi è spontaneamente venuto in mente di associare il fatto che sia coinvolto nel pruning, che è un processo tipico delle fasi di sonno profondo, che molte patologie neuropsichiatriche sono correlate con la carenza di sonno in questo modo. E poi hai accennato anche a una diversa attività della microglia in funzione della luce, quando della deprivazione oculare. E quindi così spontaneamente mi è venuta in mente questa cosa e te la chiedo. Poi magari è la cosa più stupida del mondo. È molto interessante, non ho letto niente di specifico perché di esperimenti veri non sono stati fatti, perché di nuovo appunto c'è proprio mancanza di modi per controllarli, però faccio una precisazione appunto su quel paper, cioè non è la microglia chiaramente che vede le cose, ma la microglia reagisce all'attività neuronale che è specifica al light o dark e quindi poi modula la sua attività. Però è molto interessante perché sì, sicuramente uno più uno. Esatto. Sì. Ok. No, c'è una domanda di... Si è studiato qualcosa sul ruolo della microglia nell'epilessia, visto che si parlava di comportamenti stereotipati di ippocampo? E microglia epilessia sì, c'è abbastanza letteratura, io non sono abbastanza informata perché è un pochino outside my field, però cioè, se ce ne cerchi ci sono anche abbastanza review riguardo a questa cosa qua, perché di nuovo anche parlando di autismo, anche nell'epilessia tu hai excitatori, inibitori in balance, e si è visto che la microglia è, nel paper, quello della Tremblay specialmente, tende a contattare più quell'eccitatore, per cui magari potrebbe fare una modulazione molto più verso l'eccitatore o l'inibitore a seconda se è attivata o inibita. C'è della letteratura, non la conosco io personalmente, ma di nuovo mai veramente che ti dà proprio dei dati perché ti dicono la microglia ti fa venire l'epilessia, non esiste niente di tutto ciò, di nuovo si conosce veramente poco su queste cellule. Allora, grazie della presentazione, volevo chiedere due domande. Di sicuro su questo penso che tu ne sappia moltissimo, cioè se per esempio gli studi condotti sul topo, quanto sono riproducibili in termini di percentuale di microglia nel cervello del topo rispetto alla percentuale di microglia nel cervello umano? E poi un secondo punto che ti volevo chiedere era, visto che si tende a concepire le cellule della microglia come cellule del sistema immunitario del tessuto nervoso, se ci sono degli studi, ma forse avrei qualche dubbio perché è una scoperta molto recente, sulla loro correlazione con il sistema linfatico che è stato scoperto 6 mesi fa anche nel tessuto cerebrale. Rispondo subito alla seconda domanda dicendo non ne ho proprio idea, non lo so, non ho mai letto niente a riguardo fino ad ora. E per quanto riguarda la prima domanda, che invece era, no aspetta ripetimi un secondo. Ok, ma tu dici attivata o non attivata? No, proprio. Cioè vuoi il numero di cellule a microglia? Diciamo il percentuale, quanto rappresentata la microglia nel cervello di topo e quanto nel cervello. No, è comparabile, non è. È comparabile. Sì, sì, sì. Volevo sapere se, proprio una cosa super di base, se come per i neuroni anche le cellule gliali tendono a creare dei network. Per microglia in realtà non si sa, per gli astrociti sì. C'è un altro delle region discrete che hanno delle certe funzioni, sì, molto più, per gli astrociti è molto più set questa knowledge, mentre per la microglia, poiché come ti dicevo non si sa neanche se ci sono delle diversità tra cellula e cellula,
tantomeno si sa se creano dei network, non si sa niente su un certo tipo di comunicazione tra le due cellule dal punto di vista elettrico, se è questo che mi stai chiedendo. Anche, comunque, vabbè, diciamo l'idea dei gliotrasmettitori credo sia abbastanza consolidata ormai, quindi senz'altro così, poi vabbè, niente. Altro non ne conosco. Io mi chiedevo, abbiamo detto appunto che nel pronim sinaptico le microglie appunto fagocitano le sinapsi. Quindi mi chiedevo se appunto questo pruning sinaptico potesse essere incluso come parte del più complesso meccanismo di plasticità neuronale oppure è proprio una cosa completamente diversa. Secondo me dovrebbe iniziare a far parte di quel meccanismo lì, cioè io mi immagino che durante, come ho fatto vedere nel paper della schizofrenia, avevamo una mancata segregazione delle connessioni ipsi controlaterale, che è un processo fisiologico naturale, e la microglia vuol dire che ha un ruolo in un processo fisiologico, cioè io penso che abbiano proprio un basal role, no, che continuo a parlare in inglese, mi dispiace, comunque sì, penso che debba far parte di quel processo lì, cioè proprio come un side. E poi un'altra domanda. Abbiamo detto appunto che al momento c'è mancanza di tool per effettuare analisi specifiche su queste microglia, ma al momento quelli che hanno permesso di condurre queste prime analisi, quali sono? In vivo tu fotomicroscopi sostanzialmente, hanno fatto quasi tutto così. Però quindi in vivo? Quindi, in vivo tu sempre fotomicroscopi. In vivo. Ma sempre per vedere la Tremblay, anche quello su Fossi. Quindi cioè, non hanno proprio, cioè non sono stati proprio realizzati degli strumenti, comunque delle tecniche di misura apposta, cioè si siamo rifatti a quelle che esistono magari per i neuroni, le abbiamo applicate nella microglia? Esatto, sì, sostanzialmente. Tutto, cioè usi il topo invece con la GFP in un sottopromotore neuronale, lo usi sotto il CX3CR1, una cosa che si fa, l'ho visto anche fare, cioè abbastanza comune, ormai sono tutti fissati con la microglia, quindi praticamente in ogni laboratorio avrai un topo CX3CR1 GFP. Volevo farti una domanda riguardo l'aspetto morfologico della microglia nella patologia, perché non so niente delle patologie neuropsichiatriche e quindi ti volevo chiedere se esisteva qualche studio correlativo per... Sì, per esempio il passaggio da ramificato a ameboide, queste cose qui. Di nuovo, appunto con attivazione si parla sempre di fenotipo M1, no? Se tu magari sei più di macrofagi piuttosto che di microglia, comunque si tende sempre a distinguere fenotipo M1, ameboide proinfiammatorio, verso M2, invece un pochino resting, ramificato, and whatever. In realtà con la microglia è molto più complessa di così, perché si vede che anche in resting non è mai resting. Una microglia resting è una microglia molto attiva, molto dinamica, una cellula capace veramente di spaziare tutto la matrice extracellulare, di fare endocitosi di quello che c'è all'esterno e veramente di mantenere l'omeostasi del sistema nervoso centrale. Quindi non si può veramente parlare di una cosa lì resting buona. E, di nuovo, ed è anche il problema per cui quando vai a fare studi morfologici che si sono fatti per andare a vedere appunto è ameboide, vuol dire che è proinfiammatoria, è molto più difficile con la microglia, perché mentre per l'Alzheimer tu hai una bella placca amiloide, vedi la cellula della microglia attivate, sono veramente ameboidi, allora puoi dire ok, sono attivate, proinfiammatorie. Ma in una patologia psichiatrica dove, per carità, ci sarà anche il ruolo dell'infiammazione, quella neuroinfiammazione nella concezione classica per cui vedi secrezioni di citochine proinfiammatorie e morte neuronale, ma non credo che sia così, se non altro non nell'insorgenza della patologia e anche non nel cervello
invece questi altri due articoli di ricerca sono stati prodotti all'Università di Tolosa e c'è più l'aspetto traslazionale, l'aspetto applicativo di questo ruolo proposto per i canali del calcio che questo gruppo ha trovato essere molto importanti nella fisiopatologia dell'asma. E in effetti poi, come vedremo successivamente, ci sono stati dei dati che ci confermano che un blocco di questi canali del calcio voltaggio dipendenti causa un miglioramento del quadro clinico in questi modelli murini in cui è stata stimolata l'asma. Ebbene, questa diapositiva, tratta da una di quelle due review di carattere generale, ho riassunto un po' tutti i meccanismi, tutti i canali che contribuiscono al controllo dell'omeostasi del calcio nelle cellule T. All'estrema destra vediamo i canali del calcio di tipo L, che secondo la più recente nomenclatura sono i canali del calcio della famiglia 1, che sono quelli di cui ci occuperemo stasera. Però poi verso sinistra ho anche introdotto altri tipi di canali del calcio che sono comunque presenti nelle cellule T, come ad esempio i canali attivati da ligandi presenti nell'ambiente extracellulare, come ad esempio il recettore purinergico P2X, oppure anche il canale ionico attivato dal glutammato e dall'N-metil di aspartato, su cui si potrebbe aprire un altro grande capitolo perché voi sapete meglio di me che è uno dei più importanti canali coinvolti nella long term potentiation delle cellule nervose, quindi soprattutto cellule del Purkinje del cervelletto, ma anche cellule della corteccia o cellule dello striato. Tuttavia, delle ricerche hanno trovato che esso concorre anche all'omeostasi del calcio nelle cellule T e quindi si potrebbe aprire un altro grande capitolo di comparazione fra il sistema immunitario e il sistema nervoso, però ci porterebbe via troppo tempo.
Bene, in quest'altra diapositiva, dopo che abbiamo un po' appurato il fatto che le cellule T esprimano questi canali del calcio, andiamo a vedere un po' che cosa fanno i canali del calcio. E quindi qui il gruppo di Tolosa sul Journal of Allergy and Clinical Immunology ha riportato questi primi risultati che coinvolgono tanto un ruolo del canale del calcio per la sopravvivenza delle cellule T, e in effetti poi con il trattamento con nicardipina, che è un calcio antagonista, nonostante i dati non siano mostrati, loro riferiscono di aver riportato un calo della percentuale di cellule T vive dopo un tempo T dato. I dati che ho riportato qui invece riguardano il calo di secrezione delle citochine di elezione di diversi sottotipi di cellule T helper specifiche. In effetti i dati che vediamo all'estrema sinistra riguardano l'interleuchina 4, che è la citochina di elezione dei linfociti helper di tipo 2, che come si vede risulta essere secreta in maniera significativamente minore nel caso in cui al gruppo non trattato si affianchi un gruppo che invece è trattato con il calcio antagonista. E lo stesso si può dire per i linfociti TL per 17, che lì all'estrema destra esprimono meno interleuchina 17, però potremmo dire, anche se ci manca la significatività statistica, che avvenga lo stesso con l'interferon gamma dei linfociti TL per di tipo 1, perché insomma si vede che ne esprimono di meno. Ebbene, questo è il patto immolecolare che è stato proposto come per dare significatività a questo calo dell'espressione delle citochine che è stato registrato. E quindi gli ioni calcio che vengono fatti entrare attraverso i canali voltaggio dipendenti poi vanno ad attivare il pathway della calcineurina del fattore di trascrizione nucleare delle cellule T, che effettivamente è uno di quelli responsabili per la formazione del complesso che poi va a stimolare la secrezione delle citochine, la sopravvivenza cellulare e altre funzioni molto importanti della fisiologia della cellula T. Ora che abbiamo capito cosa fanno in generale i canali del calcio della famiglia 1, ci andiamo a concentrare in maniera specifica sui canali del sottotipo 2, che sono quelli che abbiamo visto prima, sono espressi molto dalle nostre cellule T. In particolare, i canali del sottotipo 2 sono espressi soltanto dalle cellule helper di tipo 2. E infatti in questa slide e nella prossima vedremo i risultati sperimentali che ci confermano questa ipotesi, questa teoria. E in effetti il gruppo di Tolosa ha trattato con un protocollo sperimentale un poco ortodosso, ovvero ha somministrato tramite aerosol degli oligodesossinucleotidi antisenso per appunto il gene e poi anche per il trascritto della subunità alfa 1 di questi canali di tipo 1 sotto tipo 2. E quindi si vede come nelle barre nere che riguardano i linfociti helper di tipo 2 si sia registrato un significativo calo nella secrezione delle citochine di elezione, in particolar modo dell'interleuchina 4. Però poi a destra ho indicato anche, diciamo, il controllo che hanno fatto loro con i linfociti helper di tipo 1, la cui citochina di elezione è l'interferon gamma, e per la quale appunto non è stato trovato un calo significativo di espressione. Dunque significa che l'inibitore, questo inibitore specifico, questa specie di mediatore del knockdown per il canale di sottotipo 2, ha avuto effetto solo sulle cellule helper di tipo 2 e non sugli helper 1. E poi qui ho riportato un molto più semplice Western dove si dimostra che non c'è espressione del canale di sottotipo 2 nelle cellule helper 1. A questo punto della presentazione possiamo tornare a quando vi ho detto di non far caso a quella freccia verde sulla sinistra della diapositiva che riguardava il metodo di attivazione del canale del calcio, voltaggio dipendente. Infatti, nonostante questi nei citotipi nervosi e in tutti gli altri tipi di cellula eccitabile siano stimolati dal cambiamento del potenziale di membrana, è stata fatta una prova, insomma sono state messe queste cellule T helper di tipo 2 in un ambiente molto ricco di cloruro di potassio per alterare il potenziale di membrana, tuttavia non è stata registrata alcuna variazione della concentrazione del calcio intracellulare e dunque si è proceduto a eseguire ulteriori ipotesi per capire effettivamente come si fa ad aprire questi canali. Alla fine è stata avanzata l'ipotesi della proteina chinasi C che fa tutto e non fa niente. E quindi sono state trattate queste cellule tanto con un inibitore della proteina chinasi C, e sono le linee che vediamo in rosso. Quindi all'estrema sinistra, dove ci sono queste due linee che descrivono l'ingresso di calcio, i sottotipi radioattivi, che dunque in quei grafici si registra la radioattività di queste cellule, e si vede come con l'avanzare del tempo, quando viene somministrato l'inibitore della proteina chinasi C, non ci sia ingresso di calcio marcato radioattivamente all'interno delle cellule helper 2, però ancora una volta controllo negativo per l'helper 1, quindi siamo sicuri che non ci sia
non ci sia importanza di questi canali in quel citotipo. Però poi, per avere la conferma, il gruppo ha anche somministrato un coadiuvante della proteina chinasi C nelle cellule HER2 e si vede come nel caso di presenza di coadiuvante ci sia tanto calcio all'interno della cellula, però se si usa il coadiuvante e il calcio antagonista direttamente del canale, si può osservare come in realtà la quantità di calcio in funzione del tempo acquisito dalla cellula sia più o meno paragonabile alla cellula HER2 non trattata del grafico all'estrema sinistra. E dunque, alla fine di quella diapositiva, possiamo concludere che il canale del calcio di sottotipo 2 nella cellula HER2 si attivi non tanto per variazione del voltaggio, ma per un patto emolecolare a valle della proteina chinasi C. Dopo aver fatto tutte queste considerazioni di carattere teorico, di carattere basico, adesso possiamo andare ad avventurarci proprio nell'analisi della fisiopatologia dell'asma e di come il canale del calcio 1.2 abbia un ruolo all'interno di questo modello. Effettivamente, sempre con quel protocollo sperimentale di somministrazione tramite aerosol dell'inibitore del canale del calcio, sono stati, diciamo, riscontrati questi quattro punti che secondo me dimostrano un checkpoint, mettono una bandierina molto importante nello stato dell'arte della cura dell'asma. Innanzitutto, come indicato al punto A, si è osservato il calo della secrezione delle citochine, che un po' si rifà ai dati che abbiamo visto precedentemente nella presentazione. Dopodiché, nonostante non ho riportato i dati per brevità, è stato, dopo aver somministrato questo inibitore, dopo aver evocato la risposta asmatica nei bronchi di questi modelli murini, poi è stato raccolto con una cannula il liquido broncoalveolare ed è stata eseguita la conta leucocitaria. Ed effettivamente si sono trovati meno linfociti T, ma anche meno cellule dell'infiammazione, dunque dell'immunità innata. E dunque diciamo che questa è una conclusione che deriva comunque dalla scarsità relativa di citochine che non hanno fatto in tempo a richiamare tutte le cellule dell'infiammazione presso i bronchi. Questo particolare è stato evidenziato da un'istologia che poi ho riportato nella slide successiva e in generale la funzionalità respiratoria che, come ben sappiamo, nei modelli asmatici è compromessa grazie al trattamento con questo inibitore del canale del calcio voltaggio dipendente 1.2 risulta migliorata. E in effetti, qui sulla sinistra possiamo osservare le istologie. E nell'immagine all'estrema sinistra si può vedere il modello murino quando viene trattato esclusivamente con l'antigene che evoca la risposta immunitaria. E con le freccine nere vengono evidenziate gli ammassi di cellule dell'immunità, insomma i punti scuri sono i nuclei di tutte le cellule infiammatorie, e poi genericamente si può osservare un pattern di infiammazione diffusa all'interno del tessuto bronchiale. Mentre invece l'istologia di destra rappresenta sia l'aerosol con l'antigene evocante la risposta, a cui però è stato aggiunto anche l'inibitore, il bloccante del canale del calcio. E si osserva come effettivamente ci siano meno cellule dell'infiammazione e come lo stato generale del tessuto sia meno infiammato. Sulla destra invece troviamo due grafici del test sulla funzionalità respiratoria che sono eseguiti con il pletismografo, con la metacolina, vabbè non ci interessa, vi basti sapere che i topini trattati con l'inibitore fanno meglio dei topini trattati esclusivamente con l'antigene. Questo è il significato del lavoro, da cui possiamo trarre, diciamo, due conclusioni fondamentali. La prima, diciamo, è un po' rassicurante, poiché sappiamo già che i calcio antagonisti sono dei farmaci, diciamo, ben conosciuti e si usano al momento per una cura dell'ipertensione arteriosa, insomma c'è già tutta una letteratura e tutta un'esperienza clinica in merito. E dunque questo know-how può essere più o meno con ottimi risultati traslato anche nella cura delle patologie che sono dipendenti dalla sovraattivazione delle cellule helper di tipo 2. E quindi questa potrebbe essere una cosa che ci rassicura. Però in realtà il gruppo di Tolosa ha messo dei paletti, poiché la nicardipina, che è stata l'idropiritina utilizzata nell'esperimento, è efficace nel bloccaggio dei canali voltaggio dipendenti di tipo 2 soltanto se somministrata a dosaggi elevati. Effettivamente, se si provasse a eseguire una vera e propria traslazione di questo metodo, i dosaggi sarebbero troppo elevati per poter essere somministrati in una terapia ad un paziente. Dunque il gruppo suggerisce che saranno necessari degli ulteriori lavori per trovare dei farmaci meglio responsivi e più specifici per il target di quel canale all'interno delle cellule T. Ultimo punto su cui si focalizza il gruppo di Tolosa è che queste diidropiridine, questi inibitori dei canali del sottotipo 2,
non bloccano la risposta immunitaria mediata dalle cellule di tipo Helper-1. E quindi nel caso in cui uno voglia andare a bloccare ad esempio un modello asmatico, comunque sarebbe sicuro che con la somministrazione di questi farmaci non provocherebbe una immunosoppressione, ma si eviterebbero degli effetti avversi. Io spero di non avervi annoiati troppo e questo era tutto, grazie. Grazie della presentazione, un lavoro molto interessante. Ti volevo chiedere, poiché si tratta di canali del calcio voltaggio dipendenti, io immagino ci debba essere un trigger, uno stimolo in qualche modo che vada ad alterare la carica intracellulare della cellula che quindi attiva questi canali. Quindi mi chiedo, uno, quale potrebbe essere effettivamente questo stimolo, e due, mi chiedo, magari potrebbe trattarsi, potrebbe rappresentare un motivo di attivazione di queste cellule, soprattutto dei linfociti, in un'area necrotica dove effettivamente vi sono delle cellule che, avendo una permeabilità della membrana inferiore, perdono delle cariche negative che prima ospiterebbero all'interno della loro membrana e quindi vanno ad alterare il voltaggio dell'area circostante, e questo potrebbe essere magari un innesco. Quindi ti faccio questo, non so, questo input, qualsiasi cosa tu pensi possa essere sensato da interpretare. Innanzitutto ti ringrazio per la domanda, perché ci dai la possibilità, se il maestro, grazie, ci riporta sulle slide, possiamo tornare su quei punti su cui ho detto che non vi avrei tediato troppo e che riguardavano l'introduzione tanto sulla struttura del canale voltaggio dipendente quanto sull'analisi un po' di tutto il panorama dell'omeostasi del calcio all'interno della cellula T. Innanzitutto, come potete vedere lì in alto a destra, c'è questa proteina segnalatrice, questo recettore per la quantità di calcio all'interno del reticolo endoplasmatico, che è STIM, e che è una proteina scoperta, diciamo, recentemente, più o meno 2010-2012, ed era come il tassello mancante per capire un po' come funzionano i sistemi CRAC. Effettivamente STIM non serve soltanto a far rilasciare il calcio a far entrare il calcio dall'esterno della cellula quando quello nel reticolo è finito, però come potete vedere sulla destra c'è anche un effetto inibitorio per il canale del calcio voltaggio dipendente, e quindi possiamo è stato già ipotizzato, diciamo, un funzionamento alternativo fra i canali ORAI che fanno entrare il calcio quando quello all'interno del reticolo è finito, mentre invece i canali del calcio voltaggio dipendenti anche nelle cellule T servono a ripristinare la quantità di calcio all'interno del reticolo quando è finito. E dunque la proteina STIM serve come sensore, dunque c'è qui il collegamento con sia la quantità di calcio intracellulare quanto con la quantità di ioni all'esterno della cellula, che ci permette di affermare che il canale del calcio voltaggio dipendente nella cellula T, ok, non venga attivato dalla variazione di potenziale, però sia comunque collegato tanto alle concentrazioni ioniche quanto comunque all'omeostasi degli ioni all'interno della cellula. Inoltre, in questa diapositiva potete vedere come l'ultima parte del quarto dominio transmembrana della subunità alfa 1 sia colorata di rosso. E effettivamente qui i ricercatori avevano portato le loro evidenze per delle possibili alternative di splicing all'interno della codifica della subunità alfa 1. Quindi si ritiene che in base alla diversità dello splicing ci possa essere una maggiore o una minore responsività. Qui presso l'estremità C-terminale c'è una delezione di quattro domini transmembrana, fra cui anche un dominio sensore per il voltaggio all'interno della cellula. Quindi, diciamo, i primi esperimenti hanno dimostrato che ok, non c'è correlazione con il voltaggio all'interno della cellula. Però potrebbe darsi che studi più approfonditi delle altre varianti di splicing potrebbero anche dimostrare che questo non è vero. In effetti loro ci sono andati un po' con i piedi di piombo, hanno detto sì, ok, non siamo riusciti a evocare una risposta in base alla concentrazione di cloruro di potassio all'esterno della cellula, però non si sa mai. Al momento no, però i sensori ci sono, quindi potrebbero essere in casi particolari. Grazie Giuseppe per la tua presentazione. Ti volevo fare due domande. Innanzitutto, se ci sono questi canali, a cosa servono? A far entrare grandi quantità di calcio? E allora a questo punto, se entrano grandi quantità di calcio, possono servire ad esempio a supportare strutture citoscheletriche, per esempio nei fenomeni di trococitosi, di cui insomma
tu ci hai parlato l'ultima volta. E poi un'altra domanda, qual è il meccanismo di trasduzione? Cioè questi canali del calcio, mi riferisco più in particolare a quelli di classe 1 che secondo me sono più interessanti, e poi effettivamente come trasducono un eventuale segnale al di là dello stimolo che, come giustamente diceva Marco, bisogna comunque sempre individuare? Cioè lo trasducono in maniera, seguendo diciamo il principio di località in maniera più stringente, interfacciandosi poi direttamente a un reticolo endoplasmatico, oppure lo fanno proprio facendo entrare il calcio? Cioè il gradiente di calcio poi si modifica effettivamente? Insomma, queste sono le mie domande. Allora, se procediamo qualche slide oltre, qui possiamo trovare un pregevole lavoro che è stato fatto dal gruppo della University of British Columbia, perché effettivamente l'associazione con le proteine di membrana, soprattutto con il TCR, come si può vedere in questa immagine, esiste. E infatti, se andiamo a parlare anche dell'argomento delle lipid rafts, troveremo sia un riscontro della elevata presenza di molecole di TCR all'interno delle lipid rafts, però effettivamente si verifica anche una colocalizzazione con i canali del calcio. Quindi effettivamente lì dove c'è la freccina con il punto interrogativo è, insomma, secondo i ricercatori è legittimo supporre che a valle del TCR ci sia questa attivazione della proteina chinasi C, che poi media anche l'apertura di questo canale voltaggio dipendente grazie all'interazione con l'estremità amino terminale. Quindi sì, possiamo assumere una correlazione molecolare con localizzazione molto stringente a monte del canale del calcio, mentre invece io a valle penserei che sì, è possibile parlare di una colocalizzazione di questo canale con anche dei canali del reticolo, come in effetti abbiamo parlato prima con Marco della colocalizzazione con il sensore STIM, però in realtà non è questo quello che media le risposte fondamentali di cui poi ha parlato il gruppo di Tolosa nell'evocazione delle risposte dell'asma, poiché come anche indicato qui, alla fine è come se il canale del calcio voltaggio dipendente sia una goccia nel mare dell'omeostasi del calcio nella cellula T, poiché alla fine quello che conta è il non come entra il calcio nella cellula, ma quanto calcio c'è nella cellula, poiché poi aumenta la quantità di calcineurina attivata e dunque poi si andranno, è questa la via di trasduzione che ci avvale di tutti i recettori del calcio, come erano riportati nella prima diapositiva, ovvero non solo del recettore del calcio voltaggio dipendente, ma di tutti i canali, e dunque fra le altre proteine attivate dalla quantità di calcio intracellulare, poi c'è appunto la calcineurina che, come abbiamo detto, è tutti i fattori di trascrizione del caso. Quindi, rispondendo proprio in sintesi alla tua domanda, sì, c'è associazione molecolare e colocalizzazione a monte, ma non a valle. Va bene, grazie a tutti di essere venuti, è stato decisamente interessante, devo dire, e secondo me ne è valsa la pena anche questa volta come la scorsa. Io e tutti quelli che abbiamo un po' organizzato questa cosa vi auguriamo buona Pasqua, buone feste e speriamo di essere altrettanti o anche di più al prossimo incontro a maggio, che sarà l'ultimo di questo anno accademico, e poi riprenderemo nel prossimo. Buonanotte a tutti e ci vediamo.